E ora voltiamo pagina, cambiamo argomento. Cosa hanno in comune Sandokan, i film di Bud Spencer e Terence Hill, le musiche degli Oliver Onions, i fratelli Guido e Maurizio De Angelis? Li ha incontrati Leonardo Metalli. Oliver Onions, un nome, una garanzia per oltre le 170 pellicole che hanno trovato la loro colonna sonora grazie a Guido e Maurizio De Angelis, fratelli nella vita ma anche in 50 anni di musica. Protagonisti assoluti di una parte della vostra vita sono stati Terence Hill e Bud Spencer, perché là se le davano di santa ragione, però poi ma ci mettevate la musica. Ma anche noi ci vediamo di santa ragione, poi insomma, quindi... No, sono stati grandi amici nostri. Quando abbiamo fatto Sandokan, la gente già sentiva dalla cucina, diceva, ho cominciato Sandokan, andiamo a vederlo. Torna sul palco in prima persona, ma c'è anche un disco colorato come la storia dell'Oliver Onions. C'è un disco bellissimo, devo dire, non lo dovrei dire io, ma insomma è bellissimo perché è pieno di sorprese. C'è un pop-up meraviglioso con tutti i nostri personaggi, da Sandokan, Carvi Bedi, a Bud Spencer, Terence Hill. E poi di un buggy anche, poi con una bella sorpresa perché il disco non è normale, è colorato.